occhio, sì. Importante per tutti, silenzio. Ragazzi, il prossimo aggiornamento alle 6:30. Probabilmente la prova viene cancellata e uno va diretto in diretta, ok? Diretto in diretta ci piace. Io mi sto cagando sotto, se lo faremo vuol dire che verrà bene. Dopo un po' di mesi in giro per l'Europa a suonare, mi prendo qualche giorno di pausa. Uno di questi giorni di vacanza mi sveglio e come prima cosa vedo che sul mio telefono c'è la notifica di un'email. E con mia immensa sorpresa, un certo Giovanni mi chiede se mi farebbe piacere suonare al Teatro Greco di Taormina. Dovrei suonare Caruso, perché ha visto il mio video di YouTube in cui canto Caruso a Riga. Allora io, che in questi mesi sto suonando molto con Giacomo al violoncello, gli propongo il duo. La nostra versione insieme di Caruso è sicuramente molto più potente di quella che io faccio da solo. È la prima volta nella mia vita che mi sto cagando sotto di base, però ovviamente sono molto emozionato. Ovviamente per me, che sono nato a Catania, è un'emozione grandissima. Ho frequentato quel teatro molte volte, ci ho portato sempre gli amici che mi venivano a trovare in Sicilia e so di cosa parliamo, però non sono mai salito su quel palco. Sono qui nella stanza d'albergo, riflettevo su quanto sta succedendo, su quanto sta per succedere. Per me è un grande passo, un momento importante. Poter calcare il legno di un teatro tanto prestigioso in cui ci si esibisce da migliaia di anni, dalla strada, dal creare spettacoli per la gente ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi condizione, senza nessuna sicurezza. Riuscire ad arrivare a suonare in un teatro così importante è una bella soddisfazione, è anche la soddisfazione di farcela con le proprie forze, con i propri compagni di viaggio, ovviamente pensiero a tutto il resto della band e a tutti quelli che hanno accompagnato questo cammino della Gaps Orchestra che dura da 10 anni. L'emozione c'è, è tanta e non vedo l'ora di salire su quel palco con tutto ciò che sarà intorno. La prova generale si è interrotta tipo per la terza volta, sta piovendo piuttosto forte, potrebbe rischiare di saltare l'esecuzione. Sarei molto molto triste qualora questo sogno dovesse essere disatteso. Avvicina sempre di più il momento in cui dobbiamo esibirci e a 2 ore dalla nostra esibizione i boss della situazione ci dicono che a loro piacerebbe che ci esibissimo con l'orchestra. Lì infatti c'è anche la Women Orchestra, una orchestra prevalentemente siciliana composta da donne e ragazze. Facciamo delle prove in cui io sono molto molto teso perché non so leggere uno spartito e non ho mai suonato con un'orchestra in vita mia. Però devo dire che tutti intorno a me cercano di mettermi a mio agio e ci riescono. Ma tanto per pensare è una cadena ormai che scioglie il sangue. Intervene, sai. L'emozione più grande è che io so come sono arrivato su questo palco in questo momento.
sono qui perché ho suonato tanto per strada, perché ho deciso di regalare emozioni e quello che so fare alla gente, a chiunque avesse voglia di fermarsi e guardarmi per un attimo o ascoltarmi per qualche minuto. È grazie a quei momenti che sono potuto arrivare qui. In ogni momento della mia esibizione questo ce l'ho ben cosciente. Questo momento me lo sono guadagnato grazie alle persone che ho incontrato, grazie alle collaborazioni che ho avuto con tutta la band, con Giacomo adesso, con le persone che verranno, con gli amici che mi hanno accompagnato nei vari viaggi, con chi ha deciso di condividere con me una parte della propria vita e ovviamente anche grazie allo sforzo, all'impegno e alla costanza che io metto nel fare quello che mi piace. Rinte vene. Dalla strada al Teatro Greco di Taormina. Non so bene come ci sono arrivato, però ci sono arrivato, me la sono goduta e da quel palco non vorrei più scendere. Ok, com'è andata Giacomino? Veramente emozionante. Con l'orchestra, pazzesco, fuochi d'artificio, incredibile. Puntando di fare ancora molta strada, sia quella da basker sia quella di qualsiasi altra cosa, sperando di continuare a fare eventi così belli. Viva la Gaps!